Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e là seduti cambia monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamoneti e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Ecco, c'è una grande grazia per noi in questo Vangelo, preparato da questa visione di Ezechiele dell'acqua che sgorga dal Tempio. Qual è la grazia per noi oggi? Capire la potenza di Gesù su di noi e la nostra grande vocazione. Nel disegno di Dio noi siamo un tempio vivente, siamo chiamati a diventare giorno dopo giorno il luogo dove abita Dio stesso. Il tuo povero cuore, la tua vita, per Dio vale più di tutte le grandi chiese del mondo, con la loro arte, i loro ori, la loro grande preziosità. Il tempio vivente che sei tu vale più di questo, vale più di tutto. Però anche nel nostro tempio succede qualcosa simile a ciò che accade al tempio di Gerusalemme. Avete sentito l'episodio che un po' sorprende, di Gesù che va in occasione della festa di Pasqua, forse è la prima volta che saliva al Tempio, secondo il racconto di Giovanni, e con sua non so come dire, non solo tristezza, ma indignazione, con proprio indignazione, trova lì il mercato. Un po' si giustificava dal fatto che dovevano fare i sacrifici con gli animali, quindi questi andavano a vendere questi animali che servivano per i sacrifici, però la cosa si era molto sviluppata e veramente c'era gente che faceva affari con il senso religioso delle persone, eccetera, eccetera. E abbiamo sentito questo episodio che in Gesù, mite e umile di cuore, incarnazione della misericordia e della pazienza di Dio, sembra un poco strano, ci sorprende un po', non solo fa arrabbiare molto i capi del Tempio, ma anche noi che siamo cristiani abituati all'immagine dolce e soave di Gesù, insomma, vedere che
si arrabbia così, prende le funi, comincia, poi rovescia i banchi di cambiavalute, comincia a gridare proprio, portate via di qui, scaccia tutti fuori. Insomma, ci sembra una scena poco evangelica. Invece è una grande rivelazione della missione di Gesù e della sua potenza permanente, anche adesso che è risorto e che sono passati 2000 anni da quell'episodio. Perché? Perché Gesù è veramente venuto a purificare il tempio del cuore dell'uomo, del nostro cuore. Perché questi venditori che strumentalizzano la religione sono simbolo dei sentimenti del nostro cuore, di un certo modo di pensare e anche di certi idoli, ideali sbagliati, che nel nostro cuore prendono il posto di Dio e fanno diventare del nostro tempio vivente una casa di mercato, cioè qualcosa per la vita terrena con un interesse egoistico. E Gesù si presenta a noi oggi come colui che è capace di restaurare il tempio del nostro cuore, di pulirlo da cose non belle, non buone e venire ad abitare in noi. E quando questo succede, si realizza per noi anche la profezia di Ezechiele, cioè comincia a sgorgare dal nostro cuore l'acqua viva del suo amore, l'acqua viva del suo amore. Quando dal nostro cuore, risanato da Gesù, comincia a uscire l'amore, questa è come un'acqua viva che purifica, che disseta e rende feconda la nostra vita. Ecco, allora diciamo a Gesù due cose: intanto che accettiamo la sua purificazione del nostro cuore e poi gli chiediamo che questa sorgente d'acqua viva che è lo Spirito Santo sgorghi in noi e cresca sempre di più. Ecco, dite con me, Signore Gesù, grazie di questo Vangelo. Anche il nostro cuore a volte è un mercato, perché gli interessi terreni prendono il tuo posto. Vieni oggi a purificare questo cuore. Scaccia questi venditori. Fallo diventare una sorgente nuova del tuo Santo Spirito. Rendimi capace di amare e di amare sempre di più. Così sia.